Ecco, siamo in cima al Camelberg, che per voi telespettatori abbiamo deciso tra poco di percorrere in discesa, quindi reverse. Questo è il Camelberg, dal cartello dei cammelli avete capito il perché. C'è una fattoria di cammelli per compravendita gestita da concittadini arabi e qui ecco il traguardo del Camelberg e qui inizia la discesa che cercheremo di fare il più lentamente possibile perché si toccherebbero altrimenti dei gran picchi di velocità. Questa è la curva finale che vi ho detto difficilmente raggiunge oltre il 7%, che però dopo 200 metri del genere sembra non finire mai. Questi sono i 100 metri centrali che hanno un picco che secondo noi va dal 13 al 15%, Strava dice 18, poco ci credo, e si arriva, qui siamo sempre sul 10-11%, poi si scende forse al 9, 9,5 e poi questi sarebbero i primi 100 metri che i corritori devono fare. Vedete un percorso anche un po' sconnesso con qualche bucarella per terra, però ben protetto dal vento, questo va detto. Come vedete anche frenando si raggiunge una velocità niente male. E questo è il curvone iniziale, il curvone d'ingresso, dove però da qui possono spuntare delle macchine e questa è la discesa, che come abbiamo detto nell'introduzione uno potrebbe farsi a 50, però entrare in una curva simile a 51, tra l'altro sprecando energie, non sarebbe il massimo. Quindi, con questo chiudiamo quindi il pre e il post tappa, ci collegheremo più tardi per vedere eventualmente di commentare il risultato finale che non ci è ancora pervenuto. Quindi ci vediamo prossimamente e in ogni caso al secondo GPM che si terrà domani. Salve!